Cari amici, il TG di questa settimana prevede un inserto davvero interessante, uno speciale tutto dedicato alla pedagogia del gratuito. Già Alessandra, si tratta di un approfondimento sulla scuola senza voti che alla primaria è ormai una realtà. A spiegarci diversi punti di vista sono stati genitori, allievi e insegnanti. Vi invitiamo a visionarlo per intero digitando l'indirizzo che appare qui sotto. Ora passiamo a un interessante progetto che sta coinvolgendo i ragazzi delle classi terze della secondaria, impegnati in una serie di incontri insieme al professor Figueira per approfondire la figura di Pirandello. La nostra Benedetta ha intervistato tutti i protagonisti di questo appassionante progetto. Andiamo a vederli. È la prima volta che parla a studenti della scuola secondaria di primo grado. No, non è la prima volta, mi è capitato di incontrare ragazzi sulla questione della felicità piuttosto che su figure, personaggi, letterati come Alessandro Manzoni, come Leopardi, piuttosto che raccontare la Divina Commedia. Quindi incontrare i ragazzi su temi che riguardano domande, che riguardano la vita come l'amore, la felicità, la bellezza, a partire spesso da opere letterarie, per far vedere come l'opera letteraria riguarda la nostra vita e sollecita le nostre domande. Come si è trovato in mezzo a noi? Molto bene, come se fosse una casa, sia perché conosco questa scuola, perché sono alcuni anni che collaboro con la scuola, poi anche perché avevo incontrato molti dei ragazzi con cui ho parlato in queste settimane del Fumate Pascal e di Uno Nessuno e 100.000, e anche l'anno scorso era nato quindi un rapporto, una sintonia, ci eravamo confrontati anche dopo l'incontro. E poi la mia figlia maggiore Beatrice ha 14 anni, è di terza media, per cui mi sento a casa parlando con persone che hanno la stessa età di una delle mie figlie. Cosa ti è piaciuto del progetto di Pirandello? A me il progetto di Pirandello è piaciuto perché è stato interessante, istruttivo e mi ha aiutato a conoscere un autore come Pirandello. Invece a me di Pirandello è piaciuta la parte comica, perché come riesce a trattare la filosofia sotto questo aspetto comico non è proprio da tutti gli scrittori. Perché un progetto su Pirandello e perché avete scelto di coinvolgere le classi terze? Abbiamo sognato per i ragazzi di terza un progetto incentrato sulla produzione di Pirandello, perché quest'autore cerca di mettere in luce il dramma dell'uomo contemporaneo, frammentato, senza certezze, che cerca però di trovare un ideale per ricomporre la sua unità perduta. E abbiamo scelto di coinvolgere i ragazzi di terza perché i nostri ragazzi stanno crescendo, devono capire chi sono e devono scegliere quale strada percorrere. Si pongono anche loro delle domande, ma sono capaci anche di grandi sogni. Quale insegnamento avete colto da Pirandello? Pirandello ci ha insegnato che nella vita bisogna avere degli obiettivi e arrivarci, anche se molto spesso non è facile, però bisogna andare avanti, perché non ci si può rialzare se non si cade, e non lo si può fare senza una guida. Da questo incontro abbiamo capito anche che molto spesso le persone cambiano per gli altri, si mettono delle maschere perché hanno paura di non essere accettati così come sono. Noi spesso ci dimentichiamo che ognuno è speciale perché è se stesso e che non si deve far condizionare dal gruppo. Perché avete scelto di chiamare il professor Figueira? L'interesse e la partecipazione dimostrati dai ragazzi durante gli incontri serali tenuti dal professor Figueira lo scorso anno ci hanno spinte a chiedere il suo intervento, convinte che i ragazzi siano all'altezza della sfida lanciata loro. Non si è compreso davvero bene. E se lui non ha compreso bene quella che è la sua fattezza fisica, chissà quali altri aspetti di se stesso gli sono sfuggiti. Che cosa pensano le altre persone di lui? A voi non interesserebbe sapere che cosa pensano di voi, ma in maniera vera, autentica, i genitori, gli amici, gli insegnanti? Come lo avete organizzato? Durante le ore di letteratura in classe abbiamo analizzato la figura di Pirandello, soffermandoci su alcuni eventi significativi della vita e sulle costanti letterarie della sua produzione, per prepararli alle lezioni tenute dal professor Figueira.
Pensa che i ragazzi possano riuscire a comprendere il messaggio di un autore così filosofico come Pirandello? Pirandello è un genio e ha preso il premio Nobel proprio perché è riuscito a far passare temi filosofici importantissimi ad un popolo come quello svedese che era totalmente digiuno della filosofia. La grandezza di un autore è proprio quella di saper comunicare anche temi esistenziali profondissimi attraverso immagini che sono quotidiane. Quindi parlando attraverso delle storie lui ci fa riflettere sulla vita. Questa è senz'altro una scommessa, proporre Pirandello a ragazzi di 13-14 anni. Sarete voi a poter dire se nel tempo Pirandello ha lasciato un seme che poi germoglia. Proprio perché gli autori non vengono compresi totalmente, ma neanche dopo. Ogni età ha un suo livello di acquisizione e di incontro con quell'autore. La ringrazio e speriamo di rincontrarci. Grazie a voi. Domenica scorsa, a salire sul palcoscenico dell'Aula Magna, sono stati i ragazzi del corso di teatro educativo della secondaria. Lo spettacolo, dal titolo Armstrong, Viaggio sulla Luna, è stato diretto da Lodovico Ronca. Era la terza tappa della rassegna Fiabe Musicate, promossa dal Comune di Orgenuovi. La rassegna ha coinvolto le altre scuole orceane e ha visto la collaborazione di una parte della banda civica e musicale di Orgenuovi. Vi ricordiamo infine un imperdibile appuntamento della prossima settimana. Iniziate a segnarvelo in agenda. Sabato 6 aprile andrà in scena lo spettacolo della Bottega delle Arti, dal titolo Facciamo finta che. Comincia alle ore 20:45. Da Alessia e Alessandra è tutto. Alla prossima settimana.